Buongiorno a tutti, spero che tutti abbiamo dormito bene o non male. La temperatura sta salendo e oggi abbiamo questo bellissimo tema della felicità fatta con le operazioni più alte e abbiamo due teologi moralista, professor José Noriega, che se non sbaglio è stato vicepreside un tempo dell'Istituto Giovanni Paolo II per studi su matrimonio e famiglia, creato da San Giovanni Paolo II e primo direttore il cardinale proprio Caffarra. Pochi giorni fa c'è stata la presentazione lì, in quella sede, di un vademecum sulla famiglia in questo momento, che è andato molto bene. Le pubblicazioni di Noriega le sapete bene, forse uno dei libri più conosciuti, quello di Melina Noriega Perezova, no? Camminare nella luce dell'amore, i fondamenti della morale cristiana. E per non perdere altro tempo entriamo in questo tema, così, questo titolo che ha incuriosito più di uno, su le figlie della lussuria. Quindi a lui la parola. Grazie professore, volevo ringraziare prima di tutto al padre Benetolo per questa gioia di essere qua con voi e conoscere un po' dal di dentro la sita, anche al suo equip. Perché l'azione porta la persona alla sua perfezione ultima. L'Aquinate esprime la sua visione sull'agire morale e il posto che gioca nella sintesi teologica nel prologo della questione seconda della prima pars, dove stabilisce che tutta la grande moralis consideratio si occuperà de motu creature rationalis in Deum. In che modo Dio è il termine dell'agire umano? Certo, lo è in quanto l'azione umana prepara la beatitudine perfetta. Scusate qua, adesso si mi è caduto tutto. Adesso, scusate. Certo, lo è in quanto l'azione umana prepara la beatitudine perfetta, ma anche perché l'agire morale dell'uomo tocca Dio, unisce a Lui. Ecco allora che ogni azione che l'uomo in grazia realizza è il passo della potenza all'atto, è una attualizzazione della unione con Dio. Ecco perché l'azione è la perfezione ultima. Per giustificare un'affermazione così audace, l'Aquinate affronterà un'autentica avventura intellettuale, nella quale dovrà mostrare in che modo l'azione divina sovrapotenzia l'uomo e lo accompagna affinché sia capace di un atto di beatitudine divina. Mio interesse sarà mostrare in che modo le azioni in re venerea, in quanto ordinate dalla prudenza e formate dalla carità, diventano anche un atto che ci unisce a Dio. Il contrasto tra castità e lussuria e la diversa conformazione che ambedue comportano del soggetto agente e del dinamismo dell'agire ci aiuterà a mostrare l'unità in questo specifico motus in Deum. Sono ben consapevole che una domanda del genere Tommaso non ce l'ha fatta, specie in quanto lui ha distinto in forma precisa la vita contemplativa dalla vita attiva e le virtù che le perfezionano. La virtù della castità incide proprio nella vita attiva, la quale ha un ruolo dispositivo riguardo alla vita contemplativa. Tuttavia, se mettiamo in gioco la grande visione finalistica dell'agire, sarà la prima parte del mio intervento, se mettiamo anche in ruolo i doni dello Spirito Santo, così come in che modo la castità ordina l'amore, e il desiderio
apparirà in che modo è possibile questo motus in Deum in Re Venerea. Vado allora con la prima parte, che capire il dinamismo finalistico dell'azione. La perfezione ultima di ogni creatura si trova proprio nell'azione, quando si dà il passo della potenza all'atto. Il motus è differente nelle creature che hanno intelligenza da quelle che non ce l'hanno. Queste ultime, dice Tommaso, aguntur, sono mosse e non si muovono. Cioè, sono mosse dall'istinto, mentre gli esseri intelligenti, agunt, si muovono a se stessi. Hanno il dominio dell'azione. Ma tra l'angelo e l'uomo si dà una differenza del suo motus. Ambedue si muovono, ma in un modo differente. All'angelo gli basta una sola azione per arrivare alla perfezione, mentre all'uomo gli è stato dato una via più lunga, affinché nel tempo, tramite una lunga serie di operazioni, arrivi alla beatitudine. Ci interessa approfondire sul modo come gli atti nel tempo si relazionano con l'atto perfetto che riempie la vita, cioè con l'atto di beatitudine, che l'Aquinate lo concepisce come un atto di unione con Dio per la visione intellettuale. E la prima cosa che emerge in questa relazione tra l'atto concreto e l'atto di beatitudine è che le nostre azioni preparano l'atto perfetto di beatitudine e lo preparano perché stabiliscono con esso un rapporto di proporzione. La parola merito vuole esprimere questa dimensione dell'agire. Le nostre azioni sarebbero così come i passi di una lunga strada e il suo compito sarebbe avvicinarci alla pienezza che ancora non abbiamo. Questa è la prima dimensione del rapporto. Vera come questa presentazione, tuttavia non esaurisce la prospettiva di Tommaso. Proprio perché nell'azione dell'uomo che vive in amicizia con Dio, Dio si trova sia all'origine che alla fine del suo agire. All'origine, perché si vive in carità e anche mosso dallo Spirito, e in lui si dà anche un aguntur, un essere mosso. E questo essere mosso da Dio è la condizione affinché lui possa agire da sé. L'agire divino fonda l'agire umano, l'instinctus spiritus sancti suscita l'instinctus rationis. Ma finché Dio sia anche alla fine, e non solo all'origine, è necessario che l'uomo rivolga a lui la sua azione, a partire da una conoscenza di lui. Tommaso situa proprio il dono di saggezza al cuore dell'agire morale del cristiano, in quanto conoscenza per connaturalità di Dio come fine che attira nei beni umani. E questa conoscenza così attrattiva di Dio ci permette di rivolgere a Lui l'azione, unendoci a Lui e avendo una fruizione di Lui. Per capire questo modo di unione con Dio nell'agire, l'Aquinate distingue due aggettivi nella beatitudine. Vera beatitudine e perfetta beatitudine. Affinché l'atto sia un atto di vera beatitudine, bisogna che l'oggetto al quale unisce sia veramente Dio. La verità dell'atto viene determinata allora dall'oggetto. Ma affinché l'atto sia un atto di perfetta beatitudine, bisogna un modo di agire che superi la difficoltà di continuità e unità propria di questa vita, data la frammentarietà, discorsività e transitorietà che comporta agire nel tempo. La perfezione dell'atto viene determinata dal soggetto e dal suo modo di agire. La correzione che fa Tommaso al pseudo Dionigio, per il quale l'uomo in questa vita poteva unirsi a Dio omnino ignoto, come unendosi a Dio che rimane completamente sconosciuto, è molto sintomatica.
Perché? Perché per Tommaso è possibile unirsi a Dio in questa vita non omnino ignoto, ma come quasi ignoto. Ecco allora che in questa terra, dove la transitorietà è così forte, è possibile un atto di vera beatitudine, ma imperfetta, per il modo come si esercita. L'agire morale comporta allora una incoazione imperfetta della futura beatitudine. Infatti nell'agire si arriva allo stesso oggetto della beatitudine secondo se stesso, cioè Dio, ma imperfettamente, riguardo al modo per il quale Dio in se stesso è goduto. È una citazione di Tommaso. A questa conclusione è arrivato Tommaso grazie a una superazione della distinzione aristotelica delle due vite, la contemplativa e l'attiva. La novità si trova nel fatto che proprio nella vita attiva, cioè nell'agire, si dà una contemplazione di Dio come fine che attira nei beni umani. E da questa contemplazione di Dio come fine si può ordinare a Lui l'azione. La specificità della sapienza cristiana come dono dello Spirito le ha permesso di risolvere la distinzione delle due vite. Se per il filosofo la virtù della sapienza è perfezione della ragione teoretica, cioè conoscitiva, per l'uomo in grazia la sapienza è anche un abito direttivo dell'intera vita umana, in quanto partecipa già del fine ed è possibile allora una conoscenza per connaturalità di Dio. Questo neanche Aristotele se lo sognava. La domanda che viene immediatamente è: come mai l'uomo può governare un motus con un fine tale in una vita così instabile? La domanda si fa ancora più pressante quanto si ha in conto che il bene che ci spinge ad agire è proprio il bonum conveniens, il quale dipende di una relazione di convenienza tra le condizioni del bene operabile con le disposizioni del soggetto. L'individuazione della persona umana grazie al suo corpo fa che i principi generali dell'agire non siano sufficienti per la determinazione della rettitudine dell'agire. Infatti, tra la generalità di questi principi, come fa il bene ed evita il male, e la concretezza di ogni azione si apre uno iato che minaccia l'impulso del volere. La prudenza, in quanto recta ratio agibilium, non saprebbe concretare nessuna azione solo a partire da questi principi così generali. Basterebbe cambiare le disposizioni del corpo affinché quell'azione non attiri più o attiri in un modo differente. Il paragone che stabilisce l'Aquinate col gusto è la necessità che sia ben disposto questo gusto mostra che ci troviamo davanti al limite di una conoscenza intellettualistica della conoscenza morale, della conoscenza del bene. Infatti, la conoscenza del fine dipende proprio di come sia il soggetto, secondo la nota sentenza aristotelica. Lo iato tra la natura e la concretezza dell'azione non viene risolto in Tommaso dal discernimento, ma dalle inclinazioni virtuose, le quali forniscono alla prudenza principi particolari a partire dei quali poter costruire l'azione. La prudenza allora suppone i principi generali, certo, non può prescindere di questi principi generali, ma parte da questi principi particolari che sono le inclinazioni virtuose, le quali sono concretizzazioni delle inclinazioni generali,
in modi eccellenti di agire secondo un ordine stabilito dalla stessa prudenza. La preoccupazione per l'unità del motus in Deum precisa una spiegazione dell'unità del soggetto agente grazie agli abiti virtuosi. Vediamo quali sono i momenti decisivi di questa unità dell'agire. Il motus dell'agire richiede fissare il fine ultimo delle inclinazioni naturali alla felicità nell'unione con Dio. E questo è opera delle virtù teologali, specie della carità che ci unisce affettivamente con Dio in una certa amicizia. A sua volta, il motus affinché possa raggiungere Dio in questa vita, così individualizzata dal corpo, richiede la mediazione dei fini intermedi nei quali vivere le inclinazioni naturali secondo un ordine preciso. E questo è opera delle virtù morali. I doni dello Spirito, ammorbidendo l'intero dinamismo virtuoso allo Spirito Santo, fanno possibile che il controllo che l'uomo esercita sul motus, grazie alle virtù, lo faccia in docilità. Questo significa allora che l'instinctus rationis, grazie al quale la prudenza permea tutto il motus, sarà adesso vissuto dentro di un instinctus spiritus santi. L'effetto di questa impostazione è ben chiara. Nel bene che tocca le disposizioni del soggetto e fa capire la sua convenienza, il cristiano capirà non solo la sua convenienza con quella determinazione della felicità che desidera in forza delle sue virtù, ma anche la convenienza con il desiderio di unione con Dio che la carità ha generato in lui. Il bene conveniente attira, generando un impulso della ragione che riesce a vedere la sua intenzionalità verso la pienezza della vita, ma quell'impulso della ragione si vede preceduto da un impulso dello spirito che collega con Dio stesso. La conoscenza per connaturalità vuole esprimere la luce che la reazione affettiva davanti al bene conveniente offre sul fine che attira. Quando Tommaso lo vuole spiegare, di solito mette l'esempio di quanto accade nell'uomo casto, il quale giudica rettamente sull'azione da fare a partire da una certa connaturalità. E da qua dà il passo per spiegare quanto accade nel saggio cristiano, il quale giudica a partire da una connaturalità con le cose divine, in quanto le patisce per la carità che li unisce a Dio. Ecco allora che ci possiamo domandare. Il casto, che reagisce affettivamente davanti all'azione casta con una connaturalità, se questo uomo casto vive in grazia, nella sua reazione affettiva ha anche una conoscenza per connaturalità di Dio? Questo sarà possibile solo se già partecipa di Dio in quanto fine, cioè se la carità lo ha unito in una amicizia con Dio e se ha ordinato tutto il suo dinamismo operativo, anche sessuale, a Dio. Ecco allora che il casto cristiano, nella reazione affettiva, non solo conosce per connaturalità il fine virtuoso al quale l'azione lo porta, ma anche Dio, come fine ultimo che lo attira nel fine intermedio. È da questa conoscenza di Dio così attirante che adesso l'uomo casto impone al suo motus una direzione precisa e un impulso deciso. La prudenza diventa allora serva della sapienza, cioè l'intelligenza pratica dell'uomo dipende dalla conoscenza per connaturalità
che si trova all'origine del suo ragionare pratico. Devo saltare tutta la questione di come la prudenza diventa auriga virtutum e ordina tutto il motus, per passare proprio al tema della castità, cioè a questa configurazione che la prudenza fa del dinamismo sessuale, preistituendo il suo fine, un'affermazione che Tommaso in una parte della Somma la afferma e in un'altra parte la nega, e che si può capire perché in una parte la afferma e in un'altra la nega, cioè stabilendo il fine particolare, specifico in questa persona concreta di che cosa significa per lui la castità. Bene, passo allora al tema della castità direttamente. La castità, allora, come mediazione della prudenza, di tutto il ragionare della prudenza. Le virtù si specificano dal loro oggetto. L'oggetto della temperanza è proprio il desiderio concupiscibile, il quale si specifica anche come desiderio venereo. La temperanza, come conformazione del concupiscibile, diventa castità in quanto conformazione del desiderio venereo. Quando uno si avvicina al trattato della castità in Tommaso, trova una grandissima delusione. La conformazione che la ragione stabilisce nel desiderio si basa proprio nel fine naturale che la cosa venerea comporta, cioè il bene della specie. Il desiderio venereo, con il piacere intenso che offre, viene ordinato allora al fine della riproduzione. Sembra che tutto il significato della castità si giochi allora proprio nell'ordinazione del desiderio sessuale alla riproduzione e alla educazione. Quella prospettiva è vera, tuttavia, ma la castità è solo quello? Se fosse così, si capisce perché ha una posizione subordinata e dispositiva, incluso nella verginità, in quanto ordinando o eliminando il desiderio di piacere venereo favorisce la contemplazione. Sia nello sposato casto che nel vergine dispone alla contemplazione, ma che la contemplazione si dia nel proprio agire casto non viene detto direttamente mai da San Tommaso, a quanto mi risulta. Tuttavia, possiamo trovare in Tommaso una visione più arricchita se approfondiamo nell'oggetto della virtù della castità, cioè nel desiderio venereo, proprio in quanto desiderio. Infatti, per capire il desiderio bisogna capire l'amore dal quale procede. L'amore come passione è l'effetto specifico che l'amato genera nell'amante, proprio come unione affettiva che assimila uno all'altro facendoli alter ipse. Si tratta della presenza dell'amato nell'amante che genera un desiderio dell'altro che porta all'azione, al amare. Capito adesso questo amare come volere un bene per l'amato, con il suo doppio oggetto, questo volere ha due oggetti, uno assoluto, l'amato, e un altro relativo, il bene che si vuole per lui. La singolarità di questo volere si trova proprio nel fatto di radicarsi nell'amore ricevuto. L'amare si radica nell'amore, cioè nella presenza intima dell'amato nell'amante, che le fa cercare all'amato per sé stesso e considerarlo e considerare quanto è buono e cattivo dell'amato come buono e cattivo anche per lui, considerando l'amico come se stesso. La castità proprio fa possibile l'ordine dell'amore, in modo tale che la persona sia amata conforme sia lei, e nel caso sia coniuge, sia amata come un alter ipse con il quale si condivide un destino. Ed è in questo ordine che si inserisce il fine naturale della procreazione, come una condizione della bontà della intenzione dell'amore. Il doppio oggetto dell'atto di amare la persona e il bene per lei si può allora mettere in rapporto con i due momenti intenzionali dell'azione, l'intenzione e la scelta. La scelta specifica l'oggetto della nostra azione in quanto si promuove un bene per l'amato.
L'intenzione determina il fine intermedio, in un modo specifico di comunione, sia di amicizia che di sponsalità con la persona amata. E tale azione non sarebbe azione che uno fa e l'altro subisce, ma è un coagire reciproco, a modo di una coazione reciproca, voluta per ambedue come un bene che ognuno vuole per l'altro, facendo possibile così una concordia reciproca nel volere lo stesso. La castità assicurerebbe proprio che l'amato sia amato con amore di amicizia, cioè abbia la posizione di fine. Il piacere in quanto passione, cioè come effetto della gente nel paziente, sarebbe allora la reazione davanti a un'azione che conviene con il dinamismo virtuoso. La congiunzio, che comporta il piacere, fa possibile non solo una congiunzio della mutua attività sessuale, ma la congiunzio di due volontà che si uniscono, si vogliono a reciprocità. Ecco allora che la cognizio, l'altro elemento del piacere, si riferisce a una condivisione reciproca. Si capisce allora perché il piacere può diventare gioia, facendo che il piacere abbia una dimensione figurativa, simbolica. Cosa accade nella lussuria? Oggi è un pochino difficile per noi, vero, capire la lussuria. La vediamo quasi come un vizio depravato. Dante ci aiuta, vero? Lui nel secondo cerchio ha messo ai lussuriosi. E questi lussuriosi sono uccelli, sono gli stormi che vanno qua e là, vero? Mossi da questa bufera della lussuria. Ma ci sono anche le gru, sono queste gru così inquieto, no? Dante chiede a Virgilio, ma chi sono questi? Ma questi sono questi uomini nobili, sono Cleopatra, sono Achille, sono Didone, questi grandi uomini che tuttavia il loro amore ha portato alla morte e alla guerra. Ma non sono gente che si lasci portare così. E dopo finalmente ci sono queste colombe, Francesco e Paola, il cui amore li ha portato a un tradimento, tradire l'amore del matrimonio. Bene, allora oggi abbiamo difficoltà, vero? Se noi leggiamo queste opere di teatro di Bergman, Scene di un matrimonio, ognuno di noi avrebbe difficoltà a dire che Johan e Marianne sono lussuriosi. Questa coppia che vivono un grande amore e che cominciano i problemi, si divorziano, ambedue cercano la vita altrove e di volta in volta si rincontrano e rincontrandosi vivono questi momenti, vero, queste notti di passione. Ma sono proprio lussuriosi. Cosa il sesso per loro è rimasto come un porto dove approdare, ma senza aprire nessun cammino. Cioè abbiamo grande difficoltà oggi per capire la lussuria. Tommaso, seguendo Sant'Isidoro, definisce la lussuria come quel desiderio solutus involuptates. Cioè si tratta allora di un desiderio lussato. Come il ginocchio può lussarsi e venire fuori del suo luogo, così il desiderio sessuale può venire fuori della ragione, può eccedere la ragione. E quando vieni fuori della ragione? Per Tommaso la cosa è chiara. Quando non entra, quando non integra il movimento naturale della sessualità, cioè il suo fine naturale, il bene della specie, la procreazione e l'educazione. Ma anche, si potrebbe aggiungere, quando l'ordine dell'amore non viene chiaro nel volere un bene per l'amato e con l'amato. Cioè, quando l'amato non è amato come un fine dell'agire, ma come un mezzo. Il problema della lussuria non è che il piacere sia tanto che impedisca la ragione,
ma che cede la ragione perché non è a lei a governarla. Il desiderio sessuale cerca piacere o qualsiasi altra cosa, ma fuori dell'ordine della ragione. E a questo desiderio lusciato conviene un'azione sessuale strumentale che dia piacere o dominio o controllo. Le figlie della lussuria. Tommaso, riprendendo da Gregorio Magno questa grande idea, applica al dinamismo dell'agire queste figlie della lussuria. Lui dice: queste figlie della lussuria comportano un scombinamento del motus. Perché? Perché danno in primo luogo la cecitas mentis, cioè è la cecità sul fine. La lussuria fa diventare cieca la ragione, in quanto che la ragione adesso non può fare il suo atto semplice di conoscenza del fine, di retta estimazione del fine. Come mai? In quanto la cogitativa, configurata da un desiderio fuori ragione, non permette che colliga la ratio particularis del desiderio sessuale con la ratio universalis, cioè con il fine dovuto, in quanto integra un desiderio naturale e si concretizza in una forma eccellente di agire nella comunione reciproca. Quando si dà l'attrazione del bene, l'impulso della ragione viene dirottato dal disordine del desiderio. Fa che la mente confonda il fine e lo stabilisca nel piacere, perdendo così ogni forma di razionalità. Nella reazione affettiva davanti al bene pratico dell'agire sessuale si conosce non il fine dovuto, ma il piacere che attira, senza nessun ordine al bene spirituale in gioco. Ma anche la lussuria influisce non soltanto sulla conoscenza del fine, ma anche sulla conoscenza di ciò che è verso il fine. E introduce così tre distorsioni: la precipitatio, l'inconsiderazio e l'inconstanza. La precipitatio. Tocca il momento della prudenza, per il quale la prudenza si consiglia. Il desiderio lussurioso impedisce alla ragione che si lasci consigliare bene, cioè che cerchi, si domandi, chieda. Questo consiglio è decisivo davanti alla contingenza e frammentarietà della vita, nella quale non sempre è così chiaro cosa fare, specie quando si riferisce al rapporto uomo-donna. Il desiderio lussurioso spinge la ragione a non domandare alla memoria, a non chiarire le cose che sono in gioco, a non guardare al futuro, a non relazionare quel bene con l'amato, a non ascoltare la sentenza dei maggiori. Ecco allora che precipita l'uomo all'azione corporale senza guardare i gradini intermedi. Precipitazione. Andiamo con l'inconsideratezza. Sto già ormai finendo. La inconsiderazio tocca il momento della prudenza, grazie al quale arriva al giudizio. Il desiderio lussurioso impedisce anche alla ragione che possa giudicare l'azione alla quale proprio a partire dei fini dovuti. La inconsideratezza sta proprio nel procedere a un giudizio dell'azione non basato in una inclinazione che porti a un bene, ma nel proprio desiderio del piacere. L'inconstanza influisce nel momento specifico della prudenza, il preceptum. Proprio della prudenza è imperare tutto il dinamismo. Se l'atto della prudenza arriva alla sua perfezione quando impera l'azione, cioè quando la ordina in modo che raggiunga il suo fine, la lussuria, ciò che introduce è l'inconstanza nel precetto. Il lussurioso diventa debole nel portare a termine quanto si è consigliato e giudicato. L'ordine intenzionale che ha concepito con la sua azione non lo tiene fermo e si tira indietro. E finalmente sono le figlie che toccano la volontà, e sono questi del amor sui, in quanto volere il piacere comporta un curvare l'uomo su se stesso, un odium dei,
perché ci impedisce proprio questo. Dio, nostro Signore, ci dice: guarda, no, non curvarti su te stesso. Allora odio lui perché mi impedisce questo. L'affectus presentis seculi è la desperatio. E questa è la figlia più bastarda della lussuria, perché ci fa disperare della grandezza del sesso. Conclusione. Castità e lussuria vogliono allora spiegare due forme di costruzione della soggettività umana. Il casto, con l'armonia che fa possibile il motus in deum, in quanto offre un modo eccellente di vivere il desiderio sessuale in una concordia reciproca che integra anche il fine naturale della procreazione. Il lussurioso, tuttavia, ha introdotto proprio una asimmetria tra i suoi principi operativi, in modo tale che il desiderio di piacere sconvolge la sua ragione pratica e la sua affezione al fine ultimo. In questa complessa architettura del desiderio che Tommaso ci offre, la cosa la più sconvolgente è proprio il fine teologico che ha. Dio rimane il subjectum di una moralis consideratio così concreta come quella che tocca la Re Venerea. Mostrare come Dio riesce a generare un motus in deum anche in una materia così frammentaria e cambiante come è il sesso comporta una novità riguardo alla comprensione stessa di Dio. Ecco allora che appare la prospettiva teologica dell'intento di Tommaso: mostrare che Dio, chi è Dio nell'agire umano. Anche nel sesso si apprezza quel movimento di exitus e reditus, divisione di Dio come principio e fine, principio perché lui ha creato il sesso e la possibilità della gioia sessuale, ma anche fine, perché ci si rivela non solo come colui che ci attira nel bene sessuale, ma anche come colui che genera l'ordine del desiderio, proprio in quanto donandoci la carità ci permette considerarlo a lui con tutto il desiderare a lui con tutto il nostro essere e trovarlo anche nell'incontro sessuale dei coniugi. Certo, la castità tocca la vita attiva, ma non è già solo dispositiva. In essa si possibilita una contemplazione originale di Dio come fine e principio dell'agire casto. Se la persona è la cosa la più perfetta nella natura, lo è anche e in modo pieno per il suo agire, e l'armonia che il casto fa nella sua soggettività comporta una bellezza unica nel creato. Grazie tante.